Ehi là, gente, bentornati in un nuovissimo video. Oggi siamo ritornati qua su Squad Bastards perché oggi vi vorrei far vedere come si fa il negot di gemme ottenute in una partita su Squad Bastards. Ma prima, like, iscrizione con la campanellina attiva perché guardate quanti di voi quanto nei miei video senza essere iscritti. Quindi iscrivetevi adesso. Allora, a parte che è arrivata pure la pignata, vi vorrei farne vedere come si può fare questo negozio di gemme. Ma prima vediamo come si vede il negozio di gemme. Basta andare sul profilo. Andare sotto e ci saranno queste statistiche: squadre annientate, posti annientanti, bla 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 bla. A noi ci interessa questa cosa qua: numero massimo di gemme possedute. Il mio è di 370. Ditemi quanto è il vostro. Ovviamente il numero massimo di gemme possedute in una partita, perché le gemme come valuta non ci sono ancora su Squad Bastards. E quindi in partita sì, queste gemme qua. Allora, per fare questo, diciamo, bug, ma non è nemmeno un bug, basta andrà, cioè. E se nell'anella d'esempio o successiva e aver sbloccato questo modificatore, quella dei cloni. Una volta sbloccato, dovete sbloccarne sia il mancante, no, non importa se ce l'avete baby, super o ultra, non importa, e anche il goblin, non importa se ce l'avete baby, eccetera. Poi essere fortunati che in questa schermata vi escono tutti e due i brawler. Io ho il banbano, però non ho il goblin, e dovete un'altra volta essere fortunati a trovarne quel modificatore, ed è molto difficile. Intanto ci facciamo una partita e che praticamente con questo bug puoi superarne le 6.000 gemme, se avete capito bene. Cioè, in realtà è facile da farne, ma allo stesso tempo è difficile, perché devi averne i brawler sbloccati e quel modificatore. E poi diciamo che hai fatto, perché poi devi averne solo fortuna e basta. Cioè, se devi aver sbloccato queste cose e praticamente hai già fatto, poi devi averne fortuna a trovarne il modificatore e questi personaggi tutti e due. Allora, io vorrei prendere una cassa, se potete. Non potrei prendere. Posso? Ok. Mettiamo l'Ancient Queen. Non me l'ha data. Mettiamo l'Ancient Queen. Mettiamo il Colt. Poi chiamiamo questo qua. Ok. Ci prendiamo una. Oddio, me l'hanno rubata. Vabbè, intanto che faccio questa partita, vi vorrei far vedere, cioè spiegarne come funziona. Se avete trovato questo modificatore con questi personaggi, praticamente dovete all'inizio averne il goblin, poi non prendere le monete del goblin, prenderne un'altra cassa e metterne sempre il goblin. E poi dopo che hai molte monete, non le devi prendere,
poi metti il mercante e poi una volta che hai il mercante prendi tutte quelle monete e avrai tantissime gemme. Che praticamente il coprinti da moltissime monete e con la fusione te le dà ancora di più. E quindi, anzi, se avete un bonus dei modificatori e quel bonus trovate quello modificatore che vi mette il personaggio ancora meglio, ancora meglio. Perché se avete tutta questa fortuna, cioè, avrete tantissime gemme. E cioè, è molto difficile farne queste cose. Vabbè, il modificatore che viene dato per personaggi non è, cioè, non serve per forza. Però se non venete, bravi. Cioè, è difficilissimo, certo, trovarne tutti questi due personaggi messi insieme e questo modificatore. Poi pure un modificatore bonus con il modificatore che è nato per i personaggi, praticamente siete il massimo. Cioè, più di così non si può fare niente più di così. Vabbè, ve l'ho spiegato come funziona. Se volete potete cercare pure su internet che ci sono tantissimi video. Mi mancano 10 secondi e siamo terzi, prendiamo questo baule qua. Tenzi. Abbiamo fatto anche una missione. Apriamo il baule che ci danna, vediamo un po', comune con 4 noti colt. Niente di che. Prendiamo 2 chiavi fusioni. Non lo possiamo potenziare colt. Vabbè, facciamoci un'altra partita e in questa partita troviamo solo il Cobrin. Peccato. Vale degli scontri con spettacolo magico. Non c'è lo stregone quello là per gli incantesimi e quindi non mi serve questa cosa. Praticamente dovete lasciarne qua le monete, poi prenderne un'altra cassa, prenderne un altro Cobrin. Se non lo trovate potete usarne quello che è questo qua, il cambio dei personaggi e poi prendere tutte le monete con il mercante e prendere tutte le monete con il mercante e avrete tantissime gemme. Perché il mercante con 15 monete ti dà una gemma o 5, mi sa una gemma, e là avrete tantissime monete, quindi mi dà tantissime gemme. Ok, aspettiamoci la partita. Siamo primi, non so come. Prendiamo quest'altro qua, ok. Killa questi scheletrini, ok. Abbattiamo l'albero qua, ok. Prendiamo un Cobrin. Questa volta prendiamo le monete. Poi. Qua un'altra volta un Cobrin. Perché non so cosa prenderne. Ok, se n'è andato. Possiamo prenderne un'altra cassa con un altro panbano. Va bene, ok, chiudiamo questo qua, da quello, prendiamo questa bomba e così ci dà solo le monete. Pensavo che ci dava più gemme, cioè pensavo che ci dava anche le gemme, peccato. Un altro balbano,
cioè una tromba ulle con Shelly. Chiudiamo questa qua, ok. Abbattiamo questi due alberi qua. Fatto. Poi prendiamo un altro baule con il domatone di cinghiali. Vai così. Ok, siamo secondi. La guarnigione scappa. Abbatti gli alberi, questi due qua, ok, e vai qua sopra. Manca un minuto, ce la possiamo resistere. Chiudiamo questo tenago, la stenella, mettola, aiuto. Andiamo nel mid, melanischio. Qua ci sono delle gemme, ok? Ok, stiamo qua per 35 secondi. Speriamo di non prenderne, se no c'è la fine, la nostra fine. Siamo delle monete, mi sa che prendiamo. Chissà che prendiamo, cioè. Siamo scesi di una posizione e non riusciamo a risalirne, peccato. Qua ancora quanti? Qua nel mid hanno fatto. Qua la bomba non è servita a niente. Queste gemme niente. Vabbè, apriamo quest'altro baule. Questo qua, vai, apri. E che ci danno? Niente, come prima. Quattro galline. La possiamo potenziare. Eccola qua. Noi ci vediamo in un prossimo video. Like, iscrivetevi con la campanellina attiva e bella.